Perché Fantozzi comunque e sempre continua a salire nell'immaginario collettivo? Ah, guarda, lui è indistruttibile, ha delle caratteristiche che sono incredibili, è lucido, è conscio che come gli impone di vivere la cultura consumistica, cioè compra questo, compra quello, devi fare questo, devi andare a Rimini, devi fare la coda, devi andare in macchina, devi andare su, guarda che le vacanze saranno un inferno, guarda che quegli occhiali che dovrei comprare, quelle scarpe sono ripugnanti, ce l'hanno tutti. Lui sa che purtroppo lui non ha un'altra scelta che subire quello che gli impone soprattutto la pubblicità, i media, e quindi è rassegnato, lucido è però. Quindi lui non è esposto alla paura di un Di Pietro, metti che un bel momento tutto quel potere possa finire e andare a finire ad Amametta anche lui, no. Fantozzi sa che non ha nulla da perdere, rimarrà sempre uno sfigatissimo. Quindi giustamente, come tu dici, è un personaggio in ascesa, perché era allegrante, è confortante vedere che un uomo così sfigato sia così, in fondo, felice.